Claudio Simeoni che vi parla di magia, stregoneria e paganesimo. Oggi nel giorno di Pasqua, anche se siamo con qualche minuto di anticipo, facciamo uno special di magia, stregoneria e paganesimo. Questo special praticamente lo divideremo in tre fasi, parlando ogni ora di un aspetto diverso. Ora vi presenterò il luogo di origine del male dal libro dell'Anticristo. Il luogo di origine del male va a determinare l'essenza dell'Anticristo e determina che cos'è l'Anticristo e perché esiste l'Anticristo. E questo la prima ora. Nella seconda ora bloccherò la trasmissione o le eventuali telefonate che arriveranno e parlerò invece dal commentario del Vangelo di San Marco, da Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Commenterò la relazione fra Gesù e i Sadducei a proposito della resurrezione. E la terza ora, invece, dal sentiero d'oro, vi parlerò dei distruttori dell'essere umano, cioè quel divino che va a distruggere il divenire dell'essere umano per soddisfare i propri bisogni. In pratica, con questa trasmissione vi darò un quadro completo di quello che è la stregoneria e il paganesimo, perché della stregoneria e perché del paganesimo. Prima di incominciare, visto che abbiamo ancora qualche minuto per arrivare alle 17, voglio introdurre il concetto di entità. Il concetto di entità si ritrova soltanto nel libro dell'Anticristo. Perché? Perché una delle mie prime visioni, quando ho cominciato il mio cammino, fu la presa di coscienza che le trasformazioni dei singoli esseri a un certo stadio del proprio sviluppo continuano per sedimentazione. Cioè, praticamente, esseri giganteschi come il Sole, come la Terra, come la natura, altro non fanno che immagazzinare e sedimentare quelle coscienze che all'atto della morte del corpo fisico non hanno sufficiente energia per trasformarsi in esseri luminosi. Ebbene, la più grande entità di questa parte dello spazio è l'essere sole. Però quando io ho visto questa entità, non l'avevo identificata con l'essere sole. Fu solo in un secondo momento che percepì che quell'entità assoluta era il sole. Però immediatamente incontrai questa coscienza gigantesca in questa parte dello spazio. La mia educazione era tale da non mettermi in ginocchio. Cioè, io ho un passato prima di cominciare un percorso da apprendista stregone che non mi consente di mettermi in ginocchio davanti a nessuno, se non per forza, per violenza di qualcuno. Per cui quando io mi sono trovato in percezione alterata davanti a quell'entità, non mi sono messo in ginocchio, ma ho tirato delle grandissime bestemmie. Queste mi hanno permesso di compattarmi e di distaccare il mio essere dalla mia visione finché ho percepito cosa effettivamente avevo davanti. Se io avessi avuto un'educazione diversa o un diverso percorso, probabilmente mi sarei messo in ginocchio o avrei visto l'entità in maniera diversa. Invece, dal momento che avevo un percorso precedente di ribellione, ho mantenuto la ribellione anche all'interno delle visioni. Per cui l'entità è questo quest'essere che compatta tutte le coscienze che in questa parte dello spazio si producono e si sviluppano. Ogni volta che all'entità arriva una nuova coscienza, la coscienza generale dell'entità si modifica in relazione all'arrivo della nuova coscienza. Per esempio, se abbiamo la coscienza universale solo in questo momento e arriva la coscienza di un virus o di un essere umano, oppure di un essere lupo, oppure di un essere albero, e si compatta con l'essere sole, la coscienza risultante non è più quella che c'era prima, ma è diversa, arricchita e modificata con la nuova coscienza in arrivo. Di conseguenza, la nuova coscienza che si compatta con quella dell'essere sole assorbe dall'essere sole la propria consapevolezza e continua all'interno di essere coscienza sole il proprio percorso in divenire, cioè non perde la propria individualità, ma continua il proprio percorso.
A differenza di questa sedimentazione, esistono quegli esseri che invece continuano il proprio percorso liberi da una sedimentazione. Questo vuol dire avere molta energia vitale all'atto della morte del corpo fisico e della nascita del corpo luminoso. Per questo motivo, noi pagani non abbiamo paura della morte. Non tanto perché ci preoccupa come moriamo o come possiamo morire, ma perché sappiamo esattamente cosa ci attende. Noi possiamo aver paura del come moriamo, se la morte è lenta, se la morte è veloce, se la morte è dolorosa, se la morte è improvvisa, però non abbiamo paura della morte in sé, perché sappiamo che con la morte del corpo fisico comunque un pagano continua a trasformarsi, per cui noi non ci preoccupiamo di morire. Il problema per i cristiani invece è diverso, perché loro sprecano la propria energia vitale mettendosi in ginocchio davanti a un Dio inesistente, cioè praticamente uccidono la propria energia vitale mettendosi in ginocchio. Per questo motivo esiste una profonda differenza fra pagani e cristiani, non tanto per quello che c'è all'inizio, ma per il percorso che seguono. Bene, ora sono quasi le 17, alle 17, anzi sono esattamente le 17, e dal libro dell'Anticristo vi parlo il luogo di origine del male. E vi ho già parlato del bene e del male, sempre dal libro dell'Anticristo, in una trasmissione precedente. Questa è la 20ª trasmissione e vi leggerò il luogo di origine del male. Prima di chiarire il concetto di bene e male, cercherò di spiegare l'origine del male. Il bene è, non ha una dimensione, né uno spessore, non ha neppure ragione per essere definito con un nome, in quanto egli sta ad indicare la condizione naturale dello sviluppo dell'esistenza senza intoppi né barriere. Intoppi e barriere determinano il male, quale negazione dell'esistenza, e la loro rimozione è chiamata bene. Non sarebbe corretto cercare il luogo di origine di un qualche cosa senza prima aver definito la cosa cercata, ma condizioni storiche, in questo caso specifico, consigliano l'assunzione di questo metodo. Innanzitutto c'è da precisare come nella ricerca del sé, verso il sé, e nella caccia della conoscenza e consapevolezza, i livelli di sviluppo per la specie umana e gli altri esseri della natura non sono quattro, come fino ad ora detto, ma molti di più. Dal concepimento fino a diventare parte integrante dell'entità universo, attraverso tutte le fasi di sviluppo e di aggregazione intermedie. Oltre al quarto livello di trasformazione, i meccanismi della coscienza, dell'accumulo del potere personale, del fluire dell'energia vitale, sono estremamente diversi da come noi li possiamo vedere o intuire, e, oltre alle grandi linee di sviluppo, comprendono un grandissimo numero di variabili. Sapere questo in realtà non c'è di nessuna utilità nello sviluppo della conoscenza, della consapevolezza e del potere personale. Non ce ne importerebbe niente se non fosse per il fatto di comprendere come alcune variabili si sono ritorte indietro, condizionando con i loro bisogni lo sviluppo della specie cui apparteniamo. Non certo per aiutarci a passare più agevolmente al quarto livello o all'altro mondo. Ostacoli, ostacoli duri, scusate. L'essere su cui poggiamo i piedi vide tutto questo, ma in realtà a lui non importava nulla. Anche se la specie umana avesse distrutto la superficie del pianeta, nel giro di qualche milione di anni, questi l'avrebbe ricostruita. Possedeva sufficiente energia vitale per farlo, ma intervenne l'entità. Ogni rallentamento allo sviluppo della specie umana era un rallentamento al proprio sviluppo. La specie umana aveva molte grosse potenzialità e poteva unire molte coscienze all'entità. Inoltre era in possesso delle mani e molti pianeti del sistema solare si aspettavano molto, una coperta, una natura. Riuscire là dove condizioni difficili avevano impedito all'energia vitale di sviluppare spontaneamente una natura. Qualche coscienza già fluiva verso l'entità, era libera. E il flusso si sarebbe sviluppato in maniera geometrica se qualche cosa non si fosse rotto. Il guasto fu prodotto con il contributo determinante di alcuni esseri ad un livello ben oltre a quello che è il quarto livello di sviluppo della specie umana. Questi esseri, che oggi nel paganesimo chiamiamo lemuri,
giunti a un determinato stadio di sviluppo, hanno abbandonato il sentiero verso la coscienza del sé, per arroccarsi sulla coscienza di sé. L'energia vitale rallentava il flusso, mentre in loro aumentava il piacere per il sapore dell'energia vitale stagnata. Se la nostra specie vuole mangiare carne, alleva pecore, mucche e altri animali. Essi intervennero sui processi evolutivi ed energetici della nostra specie al fine di assicurarsi energia vitale stagnata. L'intervento dell'entità era un fatto eccezionale. Normalmente essa è assolutamente disinteressata al destino delle singole specie della natura. Per l'entità è più che sufficiente che ogni specie abbia l'opportunità di accumulare potere personale per mantenere compatta la coscienza di sé sulla via del sé, al momento del passaggio da essere della natura ad essere luminoso. Questo garantisce il suo stesso sviluppo. Anche la situazione era eccezionale. La specie umana, a differenza di molte altre, era in grado di distruggersi, portando con sé almeno qualche migliaia di altre specie. Scusate. Questo fu il motivo per cui l'entità intervenne, per proteggere se stessa e il proprio divenire. Innanzitutto rafforzò le linee di tensione che attraversano la specie umana e le altre specie all'interno della natura. Poi rallentò i passaggi nei livelli oltre il quarto, di esseri propri, proprio mentre stavano effettuando dei passaggi cruciali per il proprio sviluppo individuale e congiungendosi con l'entità stessa. Costoro s'assunsero il compito di contrastare sul loro piano gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata. Vennero a formarsi così due fazioni in lotta, la cui posta in gioco era la specie umana e, di conseguenza, il divenire del pianeta. Le linee di tensione così rafforzate ebbero un effetto secondario non trascurabile. Non solo la specie umana, ma tutti gli esseri della natura fecero dei salti tali sulla strada della coscienza di sé che non avrebbero fatto in condizioni normali nemmeno in mezzo milione di anni. Tutta la coscienza totale risultante della natura si trasformò mentre la sfida raggiungeva i livelli più drammatici. Tutte le specie animali e vegetali entrarono in lotta in difesa del libero fluire dell'energia vitale. L'attacco portato dagli esseri consisteva nel costringere la specie umana a produrre energia vitale stagnata, di cui essi si nutrono. Per farlo intervennero all'altezza del cervello umano, bloccandolo orizzontalmente, all'altezza del corpo striato, mediante una specie di barriera bioenergetica, la barriera del GH. Scopo di tale barriera era quello di impedire l'affioramento agli organi dell'azione e del giudizio della specie umana di tutta una serie di informazioni che, in un modo o nell'altro, la potevano condurre alla concezione dell'esistenza del quarto livello di sviluppo, cioè al trasformarsi in esseri luminosi. Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dell'albero della vita per mangiare e vivere in eterno, dice uno di loro. Impedire la consapevolezza del fine dell'esistenza e la conoscenza dei mezzi per raggiungerla. Il risultato fu un rafforzamento della corteccia cerebrale, mentre la parte interna del cervello veniva tenuta isolata, se non inattiva, ad eccezione di una piccola parte delegata al controllo fisiologico del corpo. Fu peggio che diventare ciechi, sordi e muti contemporaneamente. Tutto ciò che aveva legato per milioni di anni la specie umana al mondo circostante era stato reciso. La specie umana brancolava nel buio. Improvvisamente nella natura eravamo degli estranei. Non eravamo in grado di capirla, leggerne i messaggi, comunicare con gli altri esseri della nostra specie, né con gli esseri di altre specie. Improvvisamente la specie umana ebbe paura. La paura, una sensazione prima sconosciuta, si impossessò della specie umana, colpendo gli individui al centro dello stomaco. La specie umana conobbe il terrore. Estranea al mondo circostante, la specie umana dovette rimettere in ordine in un cervello e un corpo sconosciuti, da quando quella saracinesca fu abbassata. I suoi occhi servivano esclusivamente per distinguere figure geometriche e colori. Tentò di descriverli. La sua pelle sentiva lo spostamento di masse di fluidi. Li descrisse. Le sue orecchie udivano suoni. Li descrisse. Qualcosa spingeva per uscire, ma non ci riusciva. Un qualche cosa dentro il suo cervello annullava tutto ciò che non era in sintonia con la descrizione del mondo, del quotidiano che, a poco,
andava formando attraverso le sue descrizioni. Su quelle descrizioni la specie umana elaborò la ragione e la logica. Esseri terribili, fantasmi micidiali, in quelle condizioni non poteva essere diversamente. Abbandonarsi al caos e all'impotenza nei confronti del mondo del quotidiano o descrivere, descrivere, descrivere. Di tanto in tanto qualcuno spezzava quella saracinesca, ma per lui era molto pericoloso. I suoi stessi simili tendevano ad eliminarlo e, quando gli andava bene, ad isolarlo. Tanto è pazzo. Troppo pericoloso e incomprensibile è colui che un insieme di ciechi impara a vedere. Fu allora che nacque un nuovo strumento di comunicazione, la parola. Di necessità l'essere umano ne fece virtù. Dapprima un balbettio incerto, poi via via invase ogni zona del suo essere, non solo della bocca, ma anche del cervello. L'uomo diventa l'unico animale che parla anche quando pensa. La descrizione, la logica, la ragione, la parola, i numeri contribuirono sempre più a rafforzare la barriera che divideva in due parti isolate il suo cervello. E la specie umana, per tutelare e difendere questa condizione alla quale non vedeva alternative, inventò il condizionamento educazionale. I bambini erano strani, qualche volta erano diversi. Era necessario educarli, condizionarli, strappare loro più energia possibile. In altre parole, era necessario addomesticarli. I costruttori della barriera bioenergetica nella specie umana dovettero intervenire in prima persona. La specie umana doveva, a loro giudizio, essere guidata. Ma da chi e come? Il terrore che aveva afferrato l'essere umano fu la chiave della loro soluzione. Essi divennero Dio. Essi s'autolessero Dio proclamandosi creatori dell'universo. Dal loro punto di vista non avevano del tutto torto. Essi erano gli artefici del blocco dell'energia vitale all'interno della specie umana. Essi erano gli inventori ed i propagatori dell'energia di morte. Posero se stessi al centro dell'universo, elessero gli uomini a loro servi e donarono loro il pianeta affinché lo distruggessero, trasformandolo a loro immagine e somiglianza, l'orrore. Quanti volti ebbe quel Dio, o quegli dei? Nel passato forse nessuno sarà mai in grado di elencare tutti i nomi. Erano sempre gli stessi, adattatisi via via a condizioni oggettive diverse. In fondo, la specie umana non è un animale d'allevamento così docile. In qualche individuo la barriera al centro del cervello cedeva, e poi, nel corso dei millenni, si era dato, nel corso della propria storia evolutiva, due strumenti che non era possibile toglierli. La specie umana faceva l'amore, e non solo per generare figli, anzi, e dormiva, accidenti quanto dormiva. Fra tutti gli esseri della natura, la specie umana era quella che dormiva più a lungo e più profondamente. Quando dormiva, riduceva la mente al silenzio, e la barriera all'interno del cervello tendeva a sparire, e, quando faceva l'amore, la fusione dell'orgasmo gli rimetteva in moto gli strati dell'energia vitale bloccata. Gli esseri bisognosi di energia vitale stagnata agirono opportunamente, applicarono tutte le regole dell'agguato a quegli esseri umani che riuscivano, per una qualche ragione, a superare la barriera, chiamandoli profeti o inviati dal Dio. Ma se nei loro viaggi, superata la barriera, andavano troppo lontano, o le loro percezioni erano reali anziché essere mediate dal condizionamento educazionale, o, ancora, acquistavano troppo potere personale da riuscire a definire quegli esseri per ciò che erano, anziché inginocchiarsi per ciò che apparivano o volevano far credere di apparire, allora agivano per farli ammazzare. C'era sempre qualcuno pronto a difendere le tradizioni antiche, soddisfacendo il bisogno di dominio di esseri il cui potere si basava sulla propria capacità di terrorizzare e sulla paura di altri esseri umani di perdere il controllo e il dominio su altri esseri della propria specie. Quanti roghi sono stati innalzati sulla superficie del pianeta, quanti sgozzamenti, teste tagliate, lapidazioni, nel rispetto delle tradizioni di questo o quel Dio, anche se i cristiani hanno superato tutti. Quanti esseri umani, cacciatori di conoscenza e consapevolezza, sono stati in questo modo distrutti. Qualcuno è comunque riuscito a passare al quarto livello, ma altri, troppi, sono stati svuotati e consegnati senza energia vitale all'atto dell'abbandono del corpo fisico. Nel frattempo, gli esseri che si nutrivano di energia vitale stagnata
portarono a termine il loro capolavoro, resero la donna schiava in un sistema sociale di schiavi. Per ragioni di sopravvivenza, la specie umana, in ere lontane, aveva trasferito sulla propria parte femminile una serie di vantaggi bioenergetici, oppure, se preferiamo, questi erano venuti formandosi per le caratteristiche femminili all'interno della specie. Grazie alle mestruazioni, una donna ha la capacità di rallentare, a volte impedire, la formazione di energia vitale stagnata dentro il proprio corpo anche senza fare nulla. Ciò permetteva di mantenere, nonostante il blocco bioenergetico all'interno del cervello, un più profondo aggancio col mondo circostante. Tempi più rapidi nel superamento della pubertà, una percezione delle linee di tensione più aperta rispetto all'essere umano maschile. Il sistema sociale imbrigliava i corpi, ma non poteva bloccare la fantasia come risposta psicologica all'insoddisfazione dei bisogni. Un sistema sociale in cui imperasse la parità assoluta fra i sessi avrebbe costituito un gravissimo pericolo per l'essere o gli esseri spacciatisi per Dio creatore. Un uomo e una donna, o più uomini o più donne, fusi assieme attraverso la loro energia vitale, sono una delle maggiori potenze generate dalla natura. E quel Dio ne ha paura, molta paura. Il sesso doveva servire solo per produrre nuovi schiavi, per l'allevamento. Questo era l'ordine degli dei o del Dio, malati di energia vitale stagnata, lanciato attraverso i suoi profeti. Vecchi senza vita, defusioni energetiche, leggi amplessi, venivano proibite, ad eccezione di quelle dei rappresentanti del Dio in terra, naturalmente. Pena la morte, non quella dell'anima, ma quella dei roghi, della galera, della lapidazione, la morte lenta e dolorosa, come piace al Dio spacciatesi padrone del mondo. Infine gli dei impedirono e ostacolarono il dormire, e attraverso questo il sognare. Per loro era indispensabile impedire alla specie umana di crescere. Così gli dei e l'essere dei vicedei fra gli esseri umani, e costoro s'affrettarono a dichiarare la terra di loro proprietà. Gliel'aveva data Dio. E l'essere dei privilegiati, che delegarono armati per costringere altri a guadagnarsi il pane col sudore della loro fronte, dopo aver sfamato privilegiati e rappresentanti del Dio in terra. Quei popoli che non si guadagnavano il pane col sudore della propria fronte non ne avevano la necessità, date le condizioni oggettive in cui vivevano, vennero chiamati con disprezzo selvaggi e costretti alla schiavitù del lavoro servile o passati per le armi. 200 milioni di esseri umani vennero macellati sulle rotte della schiavitù cristiana verso le Americhe. Quanti vi giunsero in catene per consumare la propria esistenza soddisfacendo la brama di rubare il pane e la vita agli esseri umani dei cristiani. Gli esseri malati di morte avevano capito che chi è impegnato a sopravvivere nel quotidiano non pensa a sviluppare il sognare. La strategia attuata dagli esseri amanti dell'energia vitale stagnata è più complessa nell'azione che nella definizione, in quanto nel corso dei millenni dovette essere più volte modificata e rimodellata, inseguendo tutte le circostanze create dalla specie umana per sfuggire al loro controllo. Scusate. L'essere umano non è un animale docile. Intervenne l'entità. Fu l'entità a pareggiare le forze messe in campo dagli apprendisti specialisti di terrore. Costoro sapevano come l'entità sia assolutamente indifferente al destino di qualsiasi specie della natura. Su questo contavano, ma il gioco iniziato era pericoloso per l'entità stessa. Il primo scopo dell'entità è preservare e rafforzare se stessa, fino alla fusione progressiva con le altre entità dell'universo. Il suo scopo è marciare lungo il sentiero del sé. Perdere il contributo al proprio accrescimento delle coscienze provenienti dalla specie umana era una grave perdita, ma rischiare di perdere la natura con migliaia di altre specie per decine di milioni di anni era drammatico. Dover prolungare l'attesa prima di poter fondersi con la più vicina entità astrale era doloroso. Così sebbero due condizioni assolutamente nuove. Primo, esseri che rinunciavano al passaggio in altri stadi di sviluppo, sulla loro strada del sé, per assumersi il compito di bloccare coloro che si spacciavano per dei, guarirli, riaccelerarli e condurli oltre il loro livello in seno all'entità. A quei livelli non si può più disperdere la propria energia al vento. Secondo, una natura con una coscienza complessiva di sé lungo la via del sé molto grande. Questo, legato da linee di tensione specifiche,
molto solide, costituisce una microentità organizzata per un lavoro specifico. Questa microentità prende il nome di Anticristo. Dunque, qual è lo scopo dell'Anticristo? È quello di costruire la libertà negli esseri per poter affamare, rendere affamati i lemuri che si nutrono di una longevità stagnata e poterli farli saltare di livello, cioè portarli in seno all'entità. La battaglia dell'Anticristo è contro l'energia vitale stagnata, è contro gli esseri malati di energia di morte. Dunque l'Anticristo è quello che ci circonda, sono gli alberi, sono la natura, è la terra, è il sole. Tutti costoro e il loro desiderio di espandersi nell'universo sono l'Anticristo. Bene, io vi ho presentato l'Anticristo. Ho finito di leggervi il luogo d'origine del male. Prendo le telefonate e intanto vi leggerò qualcos'altro. Ho qui un bellissimo trattato che si chiama Il martello delle streghe di Kramer e di Sprenger. Il martello delle streghe di Kramer e Sprenger, anche se la pronuncia non è esatta probabilmente, fu uno dei manuali attraverso i quali si costruiva la pulsione di morte. Vediamo un attimo una telefonata. Pronto? Claudio, sono Giovanna. Ciao Giovanna. Ciao, buona giornata. A te. Senti un po', hai letto un trattato che è un misto tra l'ufologia, l'antropologia e la religione. Io vorrei sapere su che strada l'hai preso questo. Chi è che ha scritto sta roba? Io l'ho scritta. Ah, l'hai scritta tu. L'ho scritta io 12 anni fa. Ah, ho capito. Perché è un po' un miscuglio di tutto, insomma. Non è che abbia un filo diretto in una direzione ben precisa. Parti dall'ufologia, vai No, all'antropologia e no, tocchi la no, filosofia. non esiste ufologia. Sì, Esiste ufologia, insomma, l'extraterrestre. questa è la leggenda, cioè è una specie di leggenda della stregoneria, perché gli esseri umani a un certo punto si sono evoluti in una certa strada e dopo quella strada è stata interrotta. Ma questa è una tua teoria o una teoria darwiniana? Questa è la lettura che io ho sono riuscito a fare delle mie visioni. Ah, ho Per cui capito, la tua responsabilità è personale, tutta sì, ho mia. capito, tua personale. No, pensavo tu ti riferissi a qualche teoria perché mi pare che ci sia un po' un bel minestrone, Sì, ma insomma. è chiaro che io sono figlio della mia epoca, È non è che chiaro. sia figlio di 1 milione di anni fa, per cui io prendo le cose che trovo per Ho capito, descrivere. è una tua espressione, bene, bene. No, questo mi bastava, no, 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 non avevo capito questo, da che parte arrivava, Cioè ecco, chi questo qua. l'aveva scritta. Si era stata presa da un gruppo No, di no, persone, questo di fa parte pensatori. del libro dell'Anticristo. Il Libro libro che è dell'Anticristo, scritto da te. questa è una parte, il capitolo Il luogo d'origine del male, Ah. ed è un capitolo del libro Il dell'Anticristo. luogo dell'origine del male, ma Esatto. Cioè, perché esiste il male? Che cos'è il l'uomo, male? allora tu praticamente classifichi lo sviluppo, l'evoluzione dell'uomo nel male No, praticamente. al contrario. Cioè, lo sviluppo di ogni specie è in bene, nel senso che ogni specie cerca di dilatarsi nel suo mondo, no? Cioè diventare sempre più forte, sempre più grande. Mentre invece mettere in ginocchio la specie, cioè impedire alla specie i suoi processi di sviluppo, Mi pare che ci questo siamo evoluti, sì, è lo il so. male. Cosa? Mi pare che ci siamo evoluti perché da 1 milione di anni Sì. fa, dalle selci a oggi che abbiamo le astronavi, un poco di evoluzione c'è Sì. stata. Ma l'evoluzione non è solo una questione tecnica, no? È una questione anche di percezione. Percezioni, vabbè, questa è una cosa naturale che tutti hanno. Poi volevo chiederti una cosa, se Dimmi. tu permetti. Rimango dell'idea che è un po' minestrone, perché non ho Sì, ben. Non è, ma è bisognerebbe indubbiamente leggerla questo. 2 o 3 volte per capirla meglio. Sì, ma è indubbio. Cioè, sono d'accordo con te. Perché è un po' così, c'è tanta verdura dentro, di tante qualità. Allora, volevo chiederti, senti, noi tutti diciamo che abbiamo un'anima, no? Cioè, l'uomo ha deciso che l'uomo ha un'anima e ci sarà una vita, alla fine di questa vita. Ci sarà un'altra vita, chiamiamola così in parole semplici, non andiamo a dare tante definizioni filosofiche. Sì. Cioè l'uomo ha deciso questo, non è venuto nessuno a dire all'uomo guarda che tu dopo avrai una vita così. No, l'uomo ha deciso per arroganza, per tutto quello che è di negativo forse nell'uomo,
ha detto: io sono l'essere supremo, dopo la mia morte vivrò ancora, cioè questa speranza. Beh, di non accettare la morte praticamente, sai, secondo me. Bisogna sempre giocarla, no? Cioè, da una parte c'è la percezione che gioca un ruolo fondamentale, e dall'altra parte c'è il tentativo di bloccare la percezione degli individui, che gioca un altro ruolo. Allora, io questo che volevo sapere da te. Noi siamo animali, sì? Non è che c'è... Un signore l'altro giorno diceva molto bene che siamo solo 3 gradini sopra la scimmia. E no, ma molto... forse neanche, sai, tutto sommato. Non, forse neanche. Forse nemmeno, ecco. Sì. Va bene, mi piace ancora di più perché io amo molto il regno animale, forse più degli uomini, perché loro non mi fanno male, mentre invece gli uomini alle volte ti danno certe batoste. Va bene, non importa, questo è un discorso che non c'entra. Gli animali dove vanno dopo la morte? Sono esseri viventi anche loro. Allora... Stai attenta, Giovanna, dal punto di vista cristiano... Guarda che sembra una domanda stupida, No, ma... per me va bene come domanda, se non esistono domande stupide. Per i cristiani l'uomo c'ha l'anima e gli animali no. Mentre invece, quello che ho visto io, è che tutti i percorsi sono paralleli. Cioè, è come se la vita si fosse adattata per costruire coscienza in forme diverse e complementari. Cioè, l'intera natura è un organismo, è un essere in sé, cioè una coscienza complessiva, questo è quello che ho visto io. Dopo, come io lo descrivo, questo dipende da me, capisci? Però ogni persona lo può descrivere a modo suo. Comunque, ogni essere della natura ha le stesse possibilità che ha un essere umano, né più né meno. Perciò ci sarà una costruzione luminosa, un corpo anche per gli animali. Certo, e anche... Ma noi gli animali li mangiamo, allora come la mettiamo? Ma non ha importanza, cioè fa parte del gioco questo. Cioè il fatto che noi mangiamo animali... Guarda, qui è un grandissimo interrogativo e io penso che non ne usciremo mai. Guarda, da questo interrogativo. Guarda, attento, fai un conto di questo genere, no? Eliminiamo l'uomo e pensa allo storione. Cosa fa lo storione? Butta 100.000 uova... È un pesce enorme! E di queste 100.000 nasceranno 10 o 20 storioni, forse. Sì, invece... arriveranno alla maturità, esatto. 20 storioni. Allora, esiste un contributo che lo storione paga per sviluppare, no? La propria specie. Sì, sì. È un contributo che paga l'intera natura. Allora, i contributi da pagare all'intera natura esistono sempre in tutte le specie. Noi con la medicina, con la tecnica abbiamo un po' ridotto. Però ognuno paga il proprio contributo alla natura, cioè... È la coscienza universale, è la coscienza natura che determina il tipo di contributo che una specie dà, capito? Ho capito, ma rimane sempre il mio interrogativo a cui non riuscirò mai a dare una risposta logica, perché probabilmente in questo interrogativo non c'è una logicità, non ci può essere. Perciò rimarremo sempre con i nostri dubbi, sì, che ma... non ci sarà niente dopo la morte, no. Che gli animali non hanno diritto a vivere nel loro corpo luminoso perché noi abbiamo deciso che loro non avranno niente, e questa è una cosa egoistica secondo me. Ma infatti, cioè, in un mondo dove non ci dovrebbe essere egoismo o priorità in ogni genere, vedi, non ci dovrebbe essere neanche questo pensiero. L'altro giorno da qualche parte ho sentito che una scimmia si è innamorata del proprio addestratore, più o meno, no? Non ti sento molto bene. Scusami, cerco scusami. Di andare. L'altro giorno sì. Ho sentito di una scimmia che si è innamorata del proprio addestratore. Sì, ho visto, una cosa stracosa. Cioè, questo per me era abbastanza normale. Cioè, nel senso che io sono convinto che anche il verme si innamori, cioè... Abbia questo trasporto rispetto agli altri esseri della propria specie, c'è, no? Un'attrazione verso mentre invece per un cristiano deve essere una cosa scioccante, penso. Io odio tutto quello che striscia comunque. Sì, ma... amo molto gli animali, ma non riesco a accettare i serpenti, per esempio. Sì, vabbè. Dopo tu trai nelle conclusioni. Ma che no, puoi, vabbè, ma è solo una questione di abitudine, sai. Ho tutto letto sommato. Tantissimo su questo e ci sono delle cose che molte persone hanno detto che di cui io non sono assolutamente d'accordo, ma che però ci sono i grandi studiosi che dicono determinate cose. Per esempio, io quando vedo un serpente proprio mi dà fastidio, ecco, sì, non riesco sì. A capire come faccia a muoversi senza gambe. Per me è un mistero, nonostante so benissimo come fa a muoversi, sì, però sì, per no. Me rimane un mistero, sì, sì, ecco, beh, per dirti. Queste cose le abbiamo acquisite, insomma, esistono tante fobie. Va bene, allora io penso sempre che quello che tu hai letto è un po' minestrone, ecco. Sì, ma ti dico... E poi una cosa volevo dire. Tenta un attimo, Giovanna, Claudio. Tu devi metterti nei miei panni, no? Quando ho scritto questo materiale, io ho scritto 12 o 13 anni fa, no?
nel 1985. Che forse non avevi ancora le idee chiare. No, non solo, ma mi trovavo, io non ho mai avuto un maestro di stregoneria, cioè io mi sono trovato da solo a dover costruire il mio... Ah, non hai un maestro no, su cui devi riferirti? E questo è il punto, cioè io ho attraversato tutta una serie di condizioni che mi hanno stravolto, per cui riuscire a costruire un percorso di stregoneria non, senza avere un maestro, senza avere un maestro umano, diciamo, certo, capisci? È una cosa che succede, ma non so quante poche persone. Scusami se ti faccio delle domande personali. Come è iniziata questo stravolgimento? Da cosa è iniziato? Da una depressione, da una malattia? No, nessuna depressione, nessuna malattia. Da un perché ti sei fatto una domanda? Vedi, io mi sono impegnato a fare una cosa. Cosa? Mi sono impegnato, specialmente con i ragazzi politeisti, con i ragazzi pagani, di non dire, parlare mai del mio percorso a cui ho cominciato a fare stregoneria. Perché questo? Perché siccome è stato durissimo e ha passato attraverso contraddizioni molto dure, se io dicessi questo, sembrerebbe che agli altri dicessi per diventare apprendista stregone devi fare questo percorso, capito? Delle iniziazioni terribili hai avuto allora? No, diciamo che sono abbastanza delicate, nel senso che posso interpretare in vari modi, capisci? Sì, sì, lo so, ma poi prendono il cervello, devo stare esatto. Contenti. E allora mi sono impegnato, anche perché esistono percorsi molto più semplici, sì, molto, sì, molto meno faticosi, più lineari, capisci? Sì, sì, cioè allora non serve... si sceglie quello che più preferisce. Va bene Claudio, ti ringrazio e grazie per la chiacchierata. Grazie a te invece. Ciao. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Bene, abbiamo sentito la nostra amica Giovanna che ci ha parlato delle sue perplessità. In effetti, tutto il libro dell'Anticristo è stato scritto per rispondere a dei quesiti ed è stato scritto prendendo da quello che io avevo, cioè descrivendo delle visioni e dei trasporti che io avevo. Chiaramente io ho sempre detto di essere un apprendista stregone e non di essere uno studioso. Perché questo? Perché i percorsi sono diversi. Cioè uno studioso innanzitutto ha una disciplina nello studio, ha un ordine, ha un livello espositivo e ha la possibilità di comparare molti studi, cioè di fare molto lavoro culturale attraverso i quali formarsi delle idee. A differenza di questo, un apprendista stregone si trova calato in una dimensione che percepisce, si trova calato all'interno di sensazioni, all'interno di visioni, all'interno di suoni, all'interno di contraddizioni nella vita e va alla ricerca di dare delle spiegazioni. E cosa succede? Che l'apprendista stregone può non avere il bagaglio culturale, come io non ho il bagaglio culturale, però prendo tutto ciò che mi circonda per poter descrivere in maniera sufficiente e trasmettere quello che mi succede, quello che io percepisco, quello che io trasporto. Naturalmente questo si modifica nel tempo, perché a mano che io mi costruisco un bagaglio culturale per riuscire a trasmettere quello che io percepisco, ha delle modificazioni continue. Allora, riprendere in mano questo scritto del luogo d'origine del bene e del male, che è stato scritto nel 1985, ricordo, cioè 12 anni fa, dà delle sensazioni diverse che non leggere gli scritti o leggere le sensazioni di 10 anni dopo, perché esiste sempre un processo di trasformazione della persona. È importante mantenere le cose che siano scritte 10 anni fa o 12 anni fa o 15 anni fa, proprio per capire il passaggio, l'evoluzione che ha un individuo nella percezione del circostante. Cioè, io quando ho scritto il libro dell'Anticristo non avrei mai parlato di divinità della Roma antica o del paganesimo. Ero io che combattevo contro l'universo, ero io che calato nell'universo. E l'universo era fatto di forze che mi aiutavano e di forze che mi fermavano. Per cui queste forze hanno dei nomi vaghi, non hanno dei nomi precisi. Quando poi a mano queste forze le ho compenetrate, le ho viste, le linee di tensione per esempio ne ho riscontrato la coscienza e la consapevolezza, sono diventate delle vere e proprie divinità, cioè delle entità in sé, delle entità che cercano la relazione con ogni essere. Per cui cosa succede? Succede che il divino che mi circonda diventa in sintonia col divino che ho dentro. Cioè, sviluppando il divino che un essere ha dentro,
arriva a mettersi in sintonia col divino che lo circonda e con l'aspetto specifico del divino circostante. Bene, vediamo ora il concetto che hanno, stavo parlando prima del martello delle streghe, di Cramer e di Spencer, Malleus Maleficarum, detto anche. E questo libro è stato uno dei manuali attraverso i quali portare avanti la caccia alle streghe nell'Europa. E in questo libro abbiamo qual è il pensiero cristiano rispetto alla donna. Abbiamo detto prima, leggendo dal libro dell'Anticristo, il luogo d'origine del bene e del male, che la specie umana aveva lasciato alla donna, aveva permesso alla parte femminile della donna di avere dei vantaggi, vantaggi di, energetici che gli permettevano di affrontare meglio l'esistenza, cioè praticamente la difendevano dall'essere messa in ginocchio. Allora, i cristiani invece avevano bisogno di mettere in ginocchio, specialmente la donna, più ancora che l'uomo. E vediamo cosa dicono fra le altre cose. Allora, qui c'è una citazione di un certo Crisostomo. Crisostomo è uno circa del 400, mi sembra. E dice, anche un mezzo santo, adesso non so se sia santo effettivo o no, comunque ai tempi di Innocenzo I, e parla della donna dicendo: o male peggiore di tutti i mali, la donna malvagia, povera o ricca che sia. Infatti, se è moglie di un ricco, non cessa di stimolare notte e giorno il marito con calorosi discorsi, indegnamente lusinghiera e violentemente molesta. Se invece il marito è povero, non cessa di incitarlo alla collera e alle risse. Se è vedova, guarda tutti dall'alto in basso e per spirito di superbia si infiamma per qualunque audacia. Bene, ancora viene citata una frase di Catone Luticense: se il mondo potesse esistere senza la donna, non staremmo senza la compagnia degli dèi. Dunque, è la donna che allontana gli dèi. E sto Catone Luticense non era cristiano, però fa comodo ai massacratori di donne citarlo. Valerio scrive a Ruffino, dice ancora: tu non sai che la donna è una chimera, ma devi sapere che questo mostro ha in sé tre forme: si adorna con un volto insigne di leone odoroso, si macchia di un ventre di capra e si arma di una virulenta coda di vipera. E questo vuol dire che l'aspetto della donna è bello, il suo contatto è fetido e la sua compagnia mortifera. Sempre ancora, sempre Valerio che scrive a Rufino: quando parla piace dilettarsene, ma poi il delitto ti punge. Il fiore di Venere è una rosa, perché sotto la porpora sono nascoste molte spine. E citando i proverbi dice: più limpida dell'olio è la sua gola, ma poi il suo discorso diventa più amaro dell'assenzio. E a proposito del suo modo di camminare, del suo atteggiamento e del suo modo di fare, dice ancora: qui alberga la vanità delle vanità. Non c'è uomo al mondo che cerchi di piacere tanto al buon Dio quanto una donna. Anche insignificante cerca di piacere agli uomini con la sua vanità. Se ne è un esempio nella vita di Santa Pelagia, quando ancora dedita al mondo percorreva Antiochia, troppo adornata, un santo padre di nome Nomio, vedendola, cominciò a piangere e disse agli amici: per tutta la vita egli non aveva impiegato altrettanta cura per piacere a Dio, eccetera, eccetera. E alla fine le sue preghiere, lei si pentì. E vediamo ancora nell'Ecclesiaste cosa dicono della donna: ho trovato la donna più amara della morte, perché è una trappola, il suo cuore una rete, le sue mani catene, chi piace a Dio la fugge, chi è peccatore è catturato da lei. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Beh, io mi chiamo Luisa, chiamo da Padova, sono di ascoltare. Sì. E è una filosofia di vita vostra, cioè è proprio una vera e propria religione, per capire.
Beh, è tutto, no? È l'uno e l'altro. È una religione anche allora. Sì? È soprattutto una religione, una filosofia di vita, un modo per guardare il mondo. Un modo per guardare il mondo, una filosofia di un vita. Un po' di tutto. Non adorate nessuno in pratica. Come no? Morto l'uomo, morto tutto, mi sembra di capire. No. Hai capito male. Allora ho capito male, cioè l'uomo continua. No, dunque ti spiego, secondo noi non è Dio, diciamo, chiamiamolo così, no? Che crea il mondo, ma è il mondo presente in tutto l'universo che attraverso le trasformazioni va a costruire la coscienza universale. E sarebbe la coscienza universale? Sarebbe l'insieme di tutte le coscienze che esistono attraverso tutte le trasformazioni all'interno di tutto l'universo. Sì, sarebbe il, come si dice... L'essere assolutamente necessario, la coscienza assoluta. Per cui... Sì, comunque non è un Dio, è qualcosa che infatti, fa sempre parte del mondo. Infatti. Non è un Dio. Noi però, cos'è che abbiamo, a differenza degli altri? Abbiamo il divino. Cioè, noi riteniamo che tutto ciò che ci circonda, proprio perché tende a trasformarsi in coscienza universale, ha la stessa nostra energia, gli stessi nostri sentimenti, le stesse nostre tensioni. Per cui noi abbiamo un divino che abbiamo dentro, no? E ci mettiamo in relazione con tutto il divino che ci circonda. Pertanto un verme è come noi, un virus è come noi, un albero è come noi, un filo d'erba è come noi, ha le stesse tensioni, gli stessi desideri, gli stessi sentimenti. Beh, questo no. Cioè, perché? Adesso no. L'uomo non riesce a volare, l'uccello vola, l'uomo però è intelligente, bene. L'uccello no. Ma cioè, sono due, nella storia sono due adattamenti diversi. Appunto, vabbè, le ma cose sono diverse da... Noi abbiamo le mani e il leone non ha le mani. Non ha le mani, appunto. Però entrambi abbiamo la tensione per diventare eterni, cioè per svilupparci, per fare figli, per metterci in sintonia col circostante. Cioè,